237 persone salvate, 107 unità da diporto soccorse, oltre 5.000 attrezzature balneari sequestrate e 156.000 metri quadri tra spiagge e specchi acquei restituiti alla libera fruizione. Sono i numeri di Mare Sicuro 2018, l'operazione della Guardia Costiera che, come ogni anno, mira a garantire il sicuro svolgimento della stagione balneare ed una corretta fruizione delle spiagge e del mare. Giunta alla sua 28esima edizione, l'operazione parte ufficialmente oggi e vedrà impegnati quotidianamente fino al 15 settembre circa 100 militari, un numero totale di 24 unità navali e altrettanti battelli veloci lungo tutti i 523 chilometri di costa della regione Campania, anche con il supporto di un elicottero. Tutti dovranno vigilare sul regolare svolgimento delle attività ricreative e commerciali e tutelare l'ambiente, con il compito di prevenire e reprimere i comportamenti di quanto rappresenta un pericolo per la vita umana in mare. Grazie a questo impegno, da giugno a settembre, i milioni di turisti italiani e stranieri che sceglieranno i mari e le spiagge della Campania potranno contare sulla Guardia Costiera per trascorrere le vacanze all'insegna di serenità e sicurezza. In particolare, Mare Sicuro assicura maggiore vigilanza sulla regolare fruizione delle spiagge libere, contrastando ogni abusiva occupazione. Particolare attenzione verrà poi prestata alla nautica da diporto per assicurare il rispetto delle norme contenute nel codice della nautica e garantire la sicurezza della navigazione. Per questo, anche quest'anno, per favorire la navigazione dei diportisti in regola, verranno rilasciati i cosiddetti bollini blu alle unità da diporto che risulteranno in regola all'atto del primo controllo sulle dotazioni di sicurezza e il possesso della documentazione prevista. Sarà inoltre posta attenzione al monitoraggio dei centri diving e al rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente per le immersioni, nonché all'osservanza dei regolamenti locali per le attività subacquee in ambiti specifici.